società. Chi l'ha vissuto sulla propria pelle sa, chi non tira fuori questioni di moralità, ma la moralità va a farsi fottere se il primo problema è la pelle, il colore che ha, e non c'è meritocrazia. Questa è dittatura che è fatta da democrazia, l'energia con cui vado avanti, la mia famiglia ovunque sia, Marocco, Serbia, l'Albania, Romania. Prima vuoi un mondo globale senza frontiere né confini o classe sociale, ma se dopo ne fai una questione razziale, mi sembra che il problema sia grave, resta elementare. L'immigrazione nasce con l'umanità e tanto con gli anni incrementa e si ripeterà, ma qua ho a che fare con gli abusi della polizia, anche se sto in coda per un pezzo di carta in corsia. Chissà se domani o se domani ancora, ma la mia famiglia non aspetta, ha fame ora. Resto un destino per forza, il destino farà così, è scritto nel mio destino, ed io voglio un italiano con la pelle nera, e come primo tutti insieme a noi. Io voglio un italiano con la pelle nera, e come primo ministro penso Mandela. Io se fossi stato al posto loro avrei fatto lo stesso, ma sarà perché ho avuto come esempio sempre solamente quello dei miei genitori, e si ricorda anche